Bella festa. Fantastico. Ciao. Ciao. Ci mancavano le apparizioni. Io questo qui non me lo levo più dalla testa. Eh no, però, Scusa, però, che palle! Allora, ci vediamo a Londra. Amore. L'esterno sinistro si stacca e va a ricevere il passaggio del difensore. E l'esterno destro avanza in posizione numero 4 e va a creare la superiorità numerica, è chiaro? Esatto. Quei caproni proprio non gli entra in testa, tu l'hai capito subito. Io ti prendo come secondo, eh. Anzi, ti voglio in acqua. Dio, che meraviglia. È magnifico. Sì. Sai che Caruso, il grande tenore, ha voluto passare qua gli ultimi giorni della sua vita. Si dice che prima di morire sognasse di incontrare di nuovo Ada, il suo grande amore, che l'aveva lasciato. Per lei cantava Core Ingrato. L'hanno cantata tutti i grandi tenori, ma nessuno come lui, con il suo sentimento. Perché era vero? Core Ingrato. Sì, la conosco, è bellissima. Sì, ma è triste, perché lei non torna più. Ce ne sono altre di canzoni napoletane ugualmente belle, ma un po' più speranzose. E qui siamo vicino a mare. La conosci, Marinariello? No. Vicino a mare. Giuse. A questo pensavi quando dicevi che sarebbero volati gli stracci? Allora, pronti? 3, 2, 1, partito. Dottor Price, è lei che è un esperto di incomprensioni e bisogni di consolazione. Che cosa accade quando questi due sentimenti hanno il sopravvento? Vede, signorina, nessun essere umano è così fragile come colui che ama e si sente non compreso. Le strutture morali e razionali che compongono la sua sfera emotiva sono sottoposte a fortissime sollecitazioni, fortissimi stress. Ed ecco che l'uomo o la donna sono come una moneta. Una moneta che ruzzola, trottola, circola. E basterebbe un soffio per farla cadere da una parte o dall'altra. Capito il concetto? No, non ho capito niente, ma deve essere interessantissimo. Vedrà che lo capirà, signorina. Capone, Valentini. Merlone. No, Merloni. Merloni è una pippa di proporzioni colossali. Però non se ne può fare a meno. A questo punto non vedo l'ora di vederli in acqua. Ti ci porto domani. Stonga morì. Vuol dire... sto morendo. Sì, ma tu non sei un marinariello. Sei un editore. Va bene. O Marinariella, tireremo in barca. Grazie. Andiamo. Thank you.
dispiace. Hai tutte le ragioni del mondo ad essere incazzata con me. Avrei dovuto dirti subito come stanno le cose. No, non ti preoccupare tanto. L'avevo capito da sola. Ci sei da molto? Con quella brunetta della palestra? Ma che brunetta? Magari. Magari. Guarda che ci sta. Si vede lontano un miglio. Ma sei deficiente, glielo vai pure a dire. Lo spingi fra le sue braccia, mille volte imbecille. No, non hai capito. Non ci sono altre persone. È un altro il motivo per il quale non è possibile. Cioè, è proprio questo. Che tu mi piaci da morire. Scusami. Ricomincia dal ti piaccio da morire. Non posso. Io non posso stare con te. Ma sì che puoi. Fidati, non posso. Non puoi dirmi che ti piaccio, ma che non puoi stare con me. Perlomeno spiegami perché. Poi sta a me decidere se fidarmi o no. Non ce la faccio. Io ho sbagliato proprio a venire qua stasera. Tu adesso stai qui, non ti muovi fino a che non mi spieghi perché. Cristina, io devo dirti che io